Bottolò, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore, Riccese, Pavilla, Grasso, Dais, Antonetti, Pitta, Checchia, Colelli, La Vecchia, Niro, assente, Bizzarri, Ziccardi, Il Gaudio, assente, Dell'Osso, Giannantuoni, Dotoli, assente, Petroianni, assente, Valerio, De Maio, 20 presenti. Allora, ritorniamo al punto numero 2, le comunicazioni. Ne faccio una io, quella della Corte dei Conti, è arrivata il 28 settembre 2015, protocollo 42676, ed è stata, dopo alcuni giorni, messa sul sito del Comune. Penso che avete anche voi avuto modo di vederla. Una comunicazione da parte della Corte dei Conti. Se non ci sono altre comunicazioni, passerei alle interrogazioni. Chi si prenota? Ziccardi? Dell'Osso? Bizzarri? Valerio? Allora, Ziccardi, Dell'Osso, Bizzarri, Valerio. Prego, consigliere Ziccardi. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, gentile pubblico, l'interrogazione che le rivolgo verte sul piano sociale di zona e sul suo recente commissariamento da parte della Regione. Nel suo programma elettorale, alla voce servizi sociali e di prossimità ai cittadini, leggo: sarà per noi fondamentale riservare attenzione particolare alle politiche sociali, da anni relegate al mero esercizio retorico, se non ad occasione di sperpero di denaro pubblico. A tal fine riteniamo necessario attuare le seguenti iniziative: perseguimento di politiche sociali fondate sulla partecipazione di tutti gli attori coinvolti, in primis il piano sociale di zona. Nel punto successivo si legge che nel prossimo quinquennio il piano sociale di zona si troverà a gestire la considerevole somma di 16 milioni di euro, di cui 6 rinvenienti dalla precedente gestione e non utilizzati per evidente incapacità degli amministratori, eccetera, eccetera. In realtà anche questo capitolo che questa amministrazione ha scritto risulta essere un fallimento, che va ad aggiungersi agli altri che si sono accumulati nel corso degli anni, a dimostrare l'incapacità che avete di amministrare. Mi riferisco alla delibera di giunta regionale del piano di zona di Lucera, che allego alla presente interrogazione, e nella quale i funzionari del gruppo di assistenza tecnica agli ambiti, attraverso un'attività di monitoraggio, rilevano una situazione di stallo rispetto all'erogazione dei servizi e all'attuazione complessiva del piano di zona e un'eccessiva lentezza dell'ufficio di piano nel porre in essere gli adempimenti e le procedure previste per l'aggiornamento annuale del piano e per la rendicontazione al 31/12/2014. Inoltre, vengono rilevate incongruenze tra la programmazione e le risorse disponibili, tra l'ammontare delle risorse dovute dai comuni come quota di cofinanziamento per l'anno 2014 e quelle disponibili con pregiudizio per l'attivazione di nuovi servizi in favore dei cittadini. Tutto ciò ha determinato la paralisi del piano sociale di zona. Per questi motivi, il 29 giugno di quest'anno, il servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione inviava una nota di sollecito e di diffido ad adempiere con urgenza alla riprogrammazione e alla rendicontazione, così da avviare
e ripristinare servizi e prestazioni non ancora erogati e realizzare una organizzazione efficiente dell'ufficio di piano. A tale nota non vi era nessuna risposta, per cui la Regione nominava la dottoressa Giuliana Galantino commissaria ad acta del piano di zona dell'ambito territoriale di Lucera. Sindaco, le chiedo, quali sono stati i motivi gravi ed urgenti che hanno determinato la rimozione del responsabile dell'ufficio di piano? Quale criterio è stato utilizzato per la scelta del nuovo responsabile dell'ufficio di piano? Forse ha utilizzato il metodo da lei così contestato in passato di favorire gli amici degli amici? L'assessore alla politica della persona ha svolto azione di controllo come previsto dal ruolo che ricopre? In questo momento di grandi ristrettezze finanziarie ed economiche, come giustifica le indennità riconosciute al responsabile dell'ufficio di piano e al responsabile dell'ufficio politiche alla persona, che sono il doppio di quanto corrisposto in precedenza, o quasi il doppio, scusate? Non crede, Sindaco, che alla luce del commissariamento per gravi inadempienze lei debba rimuovere l'assessore alla politica alla persona e la responsabile dell'ufficio di piano e revocare l'indennità riconosciuta alla responsabile dell'ufficio di piano? Poiché nulla accade per caso, le chiedo, la rimozione del dottor Guida come responsabile dell'ufficio di piano è legata alle sue comprovate capacità professionali e alla scarsa attitudine a piegarsi ai suoi voleri? Rammento che gli atti predisposti dal dottor Guida, recupero coatto delle quote di compartecipazione dei comuni inadempienti e assegnazione dei benefici a soggetti bisognosi in base alle relazioni di indagine sociale svolta dal servizio sociale professionale, come prevede il regolamento, andavano in direzione opposta ai suoi personali principi di giustizia, di eguaglianza e di trasparenza che si basano solo sul suo ISEE. Sindaco, il sorteggio indica il valore del servizio sociale professionale e in tal senso sarebbe interessante sapere cosa pensa in merito all'ordine degli assistenti sociali. Il sorteggio disattende i criteri del regolamento contenuti nell'articolo 15, nell'articolo 19 e nell'articolo 22, ma soprattutto viola l'articolo 27, modalità attuative per l'accesso ai servizi sociali socioassistenziali. Sindaco, quest'atto, come tutti i suoi atti precedenti, evidenziano che lei è interessato solo ad affermare le pieghe ragioni della sua demagogia spicciola e populistica, bypassando le regole e i regolamenti, infischiandosi della legalità, della giustizia sociale e della trasparenza dei così care. In questo senso, chi ha smascherato il suo operato non è il consigliere di opposizione Ziccardi, ma sono le motivazioni riportate nella delibera della Giunta regionale di commissariamento del piano di zona di Lucera, che ho precedentemente ricordato e che arrivo alla presente interrogazione, di cui, se possibile, vorrei una risposta scritta. Grazie. Guardate, si deve accontentare. Perché? Con difficoltà nello scritto, No, io volevo, se è possibile, volevo una risposta scritta, non vedo perché no. Da te o chi per te? C'è l'assessore, c'è tanta gente. È l'unica interrogazione, consigliere Ziccardi? L'unica. Io a questo punto ho qualche dubbio che l'intervento, allora, o non ha letto le carte o l'intervento non l'ha fatto lei, si è limitato a leggerlo, perché vede, quando parla del, forse non sa nemmeno di cosa parlare, perché quando parla di sorteggio delle assistenti sociali mi deve dire quali assistenti sociali sono state sorteggiate. Rilegga, consigliere. Ma no, nemmeno questo. Evidentemente le lacune che lei ha in quel settore sono così grosse che, insomma, onestamente non sa di cosa sta parlando, insomma, in buona sostanza, perché non sono non si tratta di essere colpi o no. Sta dimostrando che non sa di cosa parlare in buona sostanza, perché non abbiamo fatto nessuna borsa lavoro, né per gli assistenti sociali, qualcosa di completamente diverso. Rispondo nemmeno. Se rilegge il suo intervento, comunque poi alla fine una parte. Quello dove parla del sorteggio? Sì.
nega il valore, il sorteggio, dico, nega il valore del servizio sociale professionale, e in tal senso sarebbe interessante sapere cosa ne pensa in merito l'ordine degli assistenti sociali. Certo, il sorteggio sociale, chiedo scusa, perché se lei legge, se lei legge le modalità di attribuzione degli assegni bisognosi, degli interventi sociali, legge che questi devono essere fatti previa una relazione tecnica fatta dagli assistenti sociali, non in base al solo modello ISEE. Il modello ISEE le stabilisce il reddito di una famiglia, di una persona, di gente bisognosa. Non c'era nessun assegno da dare, anche questo le sfugge, però al di là di questi piccoli particolari che le sfuggono e onestamente non dovrebbero essere sfuggiti a lei che è così attento e puntuale, perché insomma diciamo che bisognerebbe essere precisi nelle domande, ma io non ravvedo questi estremi, però senza voler fare polemica, constato che ripeto, insomma, evidentemente non sa, non può essere un'offesa, non sa l'argomento precisamente qual è. Sì. E le dico che la mia visione su quel argomento è stata semplicissima ed è stata quella di dare a parità di condizioni, per parità intendo tra persone disperate, ritengo che non ci sia uno più disperato di un altro, perché magari posso immaginare che uno che ha un reddito ISEE, ad esempio, di 2.500 rispetto a uno che ne ha uno di 2.800 non è necessariamente quello più bisognoso, perché magari ci può essere una rete familiare dietro questo qua che magari gli dà una mano, che gli dà, e quindi per me tra disperati bene è se si riesce a dare un po' di fiducia, perché insomma si è persa anche un po' di fiducia, penso che questo sia incontestabile, nella possibilità di accedere a qualche minima opportunità che ogni tanto si offre. E quindi questa è stata quella la ratio di quella scelta, che per la vuol dire è contestabile ed è legittimo contestarla, così come è legittima la scelta. Se poi lei ritiene che sia per lei, che ne so, importante il parere dell'ordine degli assistenti sociali, la può chiedere, la domanda, la può segnalare. Sono certo che non le mancheranno i modi per segnalarle anche alla regione, a chiunque, insomma, quindi non ci sono problemi. Da parte sua può fare quello che vuole ed è giusto e legittimo farlo, insomma. Riguardo invece alla... No, prima che va avanti io voglio precisarle qualcosa. No, consigliere Ziccardi, un attimo solo, no, perché il sindaco non sta rispondendo alla mia interrogazione. Il sindaco ha capito alzi per figure. Consigliere Ziccardi deve far finire la risposta. Chiedo scusa, io ho chiesto una risposta scritta, tanto per iniziare, perché presento un documento scritto con degli allegati e voglio una risposta scritta, visto che il sindaco ha detto che io non conosco la materia. Vi faccio presente che il regolamento unico di accesso alle prestazioni, all'articolo 23 che le ho citato, cita al punto 2 che le persone che si rivolgono ai servizi sociali dell'ambito hanno diritto a un intervento. L'hai letto già, sto dicendo. Non l'ho letto, questo è il regolamento, ti sto spiegando il regolamento. Hanno diritto a un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili. Alla realizzazione del programma, modalità attuative, i criteri per stabilire l'ammissibilità, scusa Antonio, se no poi non mi capisci, i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socioassistenziali sono definiti dalla valutazione dell'assistente sociale e riguardano, non ti leggo tutto il resto, quindi sono definiti dal servizio, dai servizi di assistenza sociale. Io questa è la domanda che ti ho fatto, non ti ho detto altre cose. Mi hai parlato di borse lavoro, hai parlato di tutte cose che ti riferisci. E non sono borse lavoro quelle là. Okay. Diciamo che mi manca qualche dettaglio nel... Come a te manca il regolamento per intero. Sì, vabbè, mi manca il regolamento per intero. Ma quello a che me mi manca il dettaglio, ti manca proprio. Perfetto, ma quello che tu hai
le regole e i regolamenti. Io voglio sperare che, visto che ha fatto l'interrogazione, posso, se le... veramente stavo ancora rispondendo. Io, ci provo? Posso? Posso, consigliere? Grazie. Allora, quella è stata la nostra precisa scelta, quella di fissare dei criteri di accesso e dare, a nostro avviso, a tutti quelli che sono in uno stato di bisogno la stessa possibilità con un sorteggio fatto in maniera assolutamente pubblica e trasparente, che lei può assolutamente non condividere, che lei può assolutamente contestare in tutte le sedi che ritiene di dover contestare, per l'amor del cielo, voglio dire, è quello che sto cercando di dire, consigliere Bizzarri. Ma sarà legittimo da parte sua, chiedo scusa, consigliere Bizzarri, consigliere Ziccardi, è la finale, la I, quella I, consigliere Ziccardi, e voglio dire, assolutamente legittimo da parte sua fare tutte le dimostranze che vuole. Se ritiene che noi con quel sorteggio abbiamo violato qualche norma, legge, faccia tutte le azioni che ritiene valide, opportune. Noi riteniamo di aver dato a tutti la stessa possibilità e crediamo che oggi ci sia un estremo bisogno di far capire anche ai cittadini che non ci sono assolutamente favoritismi e non ci sono assolutamente persone più uguali degli altri con quel sistema là, che è un sistema che ha, ripeto, abbiamo messo prima una soglia di come dire, di sbarramento, se possiamo utilizzare un termine elettorale, quindi assicurarci che chi accede a quel servizio ne abbia realmente bisogno, e poi dare a tutti la stessa possibilità. La prossima volta che si troverà lei nella condizione di decidere, probabilmente bene farà a come dire, utilizzare l'altro sistema. Oggi noi abbiamo deciso questo e per noi va bene, e devo dire che insomma forse va bene anche per chi ha beneficiato di quella opportunità. Poi alla fine c'è sempre un altro, alla fine si conclude sempre dicendo: guardate che noi siamo responsabili delle nostre azioni e verremo giudicati per queste azioni, no? E quindi se giudicheranno bene, e se no, alla fine ci sarà un responso negativo su quello che è il nostro operato. Riguardo invece alla remunerazione della dottoressa Croce rispetto al dottor Benveguida, la invito ogni volta, però qui sembra quasi che veramente sono ripetitivo, a leggersi un po' di documenti, consigliere Bizzarri. Domani mattina sa che deve fare, consigliere Bizzarri? Sale su, Ziccardi, mi perdoni, consigliere Ziccardi, domani mattina la invito ad andare dal presso gli uffici del dipendente comunale Grasso, si fa dare i decreti. Ah, ecco, come ho nominato il dipendente Grasso è spuntato, sembra veramente una cosa. Se poi è così gentile il dipendente Grasso, se ha le chiavi, se li va a prendere adesso i decreti, le faccio vedere che il decreto di nomina del dottor Dalleguida prevedeva una remunerazione maggiore di quella prevista, e di parecchio anche, di quella prevista per la dottoressa Sara Croce. Quindi la invito a dire delle cose che siano almeno esatte dal punto di vista dei contenuti, quelli che sono poi di carattere oggettivo, cioè dove c'è veramente, dove ci sono i numeri, perché voglio dire, almeno sul fatto che 2000 sia superiore a 1000 dovremmo essere d'accordo, no? Penso che questo sia incontestabile. Però la invito ad andarsi a vedere il decreto, probabilmente il dottor Grasso è appena andato a prenderlo e lì potrà vedere che il decreto di nomina della dottoressa Croce prevede una remunerazione di molto inferiore a quella del dottor Dalleguida, e quindi anche questo non è assolutamente vero. Così come evidentemente le è sfuggito un altro particolare rispetto al commissariamento del piano sociale di zona, che il comune di Lucera, insieme, se non ricordo male, al comune di Pietra, però non vorrei essere impreciso, allora sicuramente il comune di Lucera insieme a un altro comune è l'unico che ha cofinanziato, gli altri comuni anche quando pagavano.
È la stessa cosa, prendi anche quando paga. E per le posizioni organizzative? I decreti di nomina. No, i documenti, ma chi va? Non puoi chiedersi a te, dai, 5.165 euro all'anno. Scusate. Cash. Prendiamo il conto. Però io vorrei che si prendesse, io vorrei che questo consiglio comunale, io vorrei... Sto zitto. A me sembra che tutto fai tranne che stare zitto. Io sto dicendo. Io sono capace di offendere, non capisci quello che fa. Penso che sei stato riguardoso e rispettoso. Ma perché dovresti travisare? Quando dice capisci, andate. Cazzo, non mi fate fuggire niente. Dai, consigliere Valerio. Consigliere Valerio. Allora, giusto per precisare, i decreti di nomina sono i documenti con i quali il sindaco precedente ha assegnato la funzione al dottor Guida e ha previsto una remunerazione, e c'è il decreto successivo fatto dal sottoscritto di nomina della dottoressa Croce con la remunerazione. Ok, quelli sono dei documenti ufficiali del comune di Lucera. Poi, se vogliamo entrare nei dettagli, entriamo per l'uno e per l'altro e vedrà che è la stessa identica cosa. No. Lo possiamo, voglio dire. Ok, quindi voglio dire, però, una preghiera. Penso che arriveranno adesso, ma faremo anche quella scritta, voglio dire, compatibilmente, mi perdonerà con gli impegni e con i tempi, no? Riguardo al commissariamento, così come pure per l'anno, oggi ad esempio, per l'anno, se non sbaglio, oggi, il sindaco di Piccari ci diffida a fare la gara che il commissario dell'Aro ci ha ordinato di fare entro 30 giorni. Sa perché? Perché gli interessi del comune di Lucera vanno in una direzione completamente opposta da quelli del comune di Piccari e di tutti gli altri comuni, perché purtroppo per loro il loro costo del servizio raddoppierà, e quindi loro legittimamente stanno facendo una battaglia per cercare di dilatare i tempi di attuazione di quella norma. Il nostro servizio invece diminuirà di costo di parecchio anche, e quindi noi andiamo nella direzione opposta, che è quella di andare verso quella direzione, e quindi anche nel piano sociale di zona gli interessi evidentemente sono completamente conflittuali, non sono gli stessi. E chi non ha messo un centesimo di cofinanziamento, anche per le difficoltà che loro hanno tranquillamente dette praticamente nelle sedute, come potete vedere, come potete vincere nei verbali delle sedute di coordinamento istituzionale, sono i comuni del subappennino che, avendo delle difficoltà economiche, non hanno cofinanziato. Non cofinanziare significa avere meno risorse da poter utilizzare per erogare dei servizi, e addirittura significa anche bloccare dei servizi perché non ci sono le risorse economiche per poterli assicurare. È la cosa più, mi sembra, più normale di questo mondo, quella che è successo, cioè una impasse che si è creato perché chi doveva mettere dei soldi non li ha messi. Beh, è chiaro che c'è voluto l'intervento della regione, che è stato anche chiesto dal sottoscritto in due sedute di perché questo forse non so se non lo sa o fa comodo non rammentarlo, in due sedute di coordinamento istituzionale è stato il sottoscritto che ha chiesto il commissariamento, visto le basi che si era creato, perché è chiaro che non avere, ripeto, le somme del cofinanziamento significava bloccare l'attività, ed è questo che è avvenuto. E bene ha fatto la regione a intervenire, magari doveva intervenire addirittura prima che questo accadesse. Riguardo invece al motivo per il quale è stato sostituito il dottor Dante Guida, beh, dovrebbe aver letto lei una delibera di questa amministrazione, di questa giunta, con la quale il comune di Lucera si è costituito
nei confronti del dottor Dante Guida e gli altri componenti dell'ufficio di piano che lo componevano, perché c'erano state delle, a dire, c'è stata una sentenza di un giudice civile, c'erano state delle, come dire, voglio utilizzare un termine appropriato, non vorrei utilizzare dei termini impropri, una assunzione di fondi, in buona sostanza, si sono liquidati delle somme che non dovevano e non potevano liquidarsi. Questo non a detta di Tutolo, ma a detta di un giudice. In verità Tutolo lo aveva detto questo anche quando era un semplice consigliere, se ricordi, vero Fabio? Che a mio avviso c'erano delle somme che non si potevano liquidare. Siccome parliamo di, se non ricordo male, 80.000 euro che il comune di Lucera deve recuperare, io credo che possa venir meno anche il rapporto di fiducia, perché di questo si tratta. Perché se io mi costituisco nei confronti di qualcuno dove il giudice ha statuito che ci sono state delle somme che non dovevano essere liquidate, mi sembra normale, anzi forse assolutamente doveroso, non normale, doveroso, perché quelle somme probabilmente dovevano servire per dare dei servizi. E quindi è questo il motivo ed è questa la ragione per la quale il dottor Dante Guida è stato rimosso da quel posto ed è stato sostituito con la dottoressa Sara Croce, che credo abbia i requisiti tecnici, professionali, morali, anche credo, se poi qualcuno ha qualche come dire, qualche rimostranza sui requisiti tecnico-morali della dottoressa Guida, lo può tranquillamente dire, per assumere quel ruolo che è stato praticamente dato in sostituzione del dottor Dante Guida per i motivi che le ho appena espresso, e credo che ne dovrebbe essere a conoscenza, almeno spero che ci sia la conoscenza di questa delibera di costituzione nei confronti dei componenti dell'ex piano sociale di zona. Quindi io credo che sia la cosa più normale di questo mondo, perché se lei che ha un'azienda ed è il titolare di un'azienda ha qualcuno dei suoi dipendenti che, voglio dire, percepisce qualcosa che probabilmente non doveva percepire ma che l'ha detto un giudice, io mi aspetto che lei lo sostituisca. Se poi non lo fa, beh, pazienza, evidentemente. Non so, io sono abituato a ragionare in questo modo, quindi è stato quello il motivo. E ripeto, è stato fatto perché c'è stata una sentenza del giudice. E questo è un altro dato assolutamente oggettivo e inconfutabile. Sicuramente adesso ci sarà un contenzioso e vedremo come andrà a finire, ma intanto c'è un giudice del lavoro che ha detto che quelle somme non spettavano. Spero di essere stato almeno in parte esauriente. Allora, lei mi ha detto che è stata... Chiedo scusa, consigliere Ziccardi ha una replica di 3 minuti. Il sindaco ha fatto delle grosse imprecisioni, perché ha ammesso, io lo capisco, perché lui ha ammesso di non conoscere il regolamento di cui stiamo parlando, quindi non conoscendo il regolamento lui lo bypassa, lo supera e quindi va al sorteggio. Il regolamento è un qualcosa che non può essere bypassato, le regole si stabiliscono per essere rispettate. Allora, io che sono una persona cortese mi sono premurato di farvi non tutto il regolamento, così non le sottraggo molto tempo, ma solo alcuni passaggi che le possono interessare. Glielo lascio a disposizione, così lei se lo legge e ne fa l'uso che vuole. Quindi lei non deve scegliere, lei non ha diritto di scegliere, lei non è che è il
dittatore qua o il presidente della Repubblica o quello che può fare quello che vuole, lei deve rispettare le regole. Le regole dicono che esiste un servizio professionale di assistenza sociale che deve dettare i caratteri per assegnare i sussidi ai bisognosi e lei deve rispettarlo, non può ignorare i regolamenti. Io le ho fatto una copia solo dei passaggi che le interessano, così lei stasera prima di riposare lo legge, si dà una lettura e riesce a capire quello che vuole. Quindi innanzitutto deve fare questo. Ah, lo devo fare? Lo deve fare, non può, e non può ignorare i regolamenti, lei non può legiferare ignorando i regolamenti. Sindaco, che sindaco è? Lei che fa fare cose, si sveglia la mattina e dice io decido che lui è carino e lo nomino. Sì, come no? Probabilmente io non ignoro quelle regole, ma semplicemente... No, lei l'ha ignorato, peggio ancora l'ha violato. Però posso dire una cosa? Voglio dire semplicemente questo, no? Voglio dire, io mi assumo le responsabilità con degli atti di quello che faccio. Allora, mi concludo su questo, veramente con massimo rispetto, sì. Perché poi ho massimo rispetto per la sua... Certo, certo, io pure. Lei mi ha tacciato che io non conosco l'argomento. Io accetto questa sua critica, le dico solo una cosa: chi non conosce l'argomento di cui stiamo parlando, probabilmente è lei e non sono io. Perché? Perché il regolamento stabilisce le regole che lei deve seguire per poter fare una cosa. Lei non può uscirsene con una trovata ad effetto, qual è il sorteggio, senza rispettare le regole e soprattutto le persone che hanno quel compito, che sono deputate a fare quelle cose. Altrimenti lei le assistenti sociali perché ce le ha? Mi scusi, lei le assistenti sociali non le paghiamo, ma per quale motivo, se nei loro compiti c'è quello di individuare le persone bisognose attraverso un'indagine specialistica, lei non può ignorarla e dire io faccio il sorteggio, faccio una prima scremazione così, scremo in una maniera, lei deve rispettare le regole, mi deve fare questa cortesia. Quindi, e se uno lo sa, non lo fa, deve ammettere che è un dittatore e non è un sindaco. Perfetto, perfetto. Numero uno. Numero due, a proposito della relazione della regione, delibera di giunta regionale, oltre a leggere quelle che ho letto, le leggo ancora una cosa. Questa situazione è stata poi fra le principali cause di un grave crisi istituzionale e operativa che di fatto paralizza il sistema locale di servizi socioassistenziali e via discorrendo. Dice, per i seguenti elementi, da molti mesi si registra un clima di incertezza e tensione nell'ambito del coordinamento istituzionale che si traduce in una seria difficoltà operativa di attuazione del piano sociale di zona. L'ufficio di piano, pur ricostituito e riorganizzato su indirizzo del coordinamento istituzionale, pare avere ancora un assetto deficitario dal punto di vista del numero e della consistenza in termini di competenze specialistiche delle risorse umane ad esso dedicate e non conforme alle indicazioni regionali. Questa è un'altra violazione che ci contestano. Negli ultimi mesi e nelle ultime settimane si è determinato sul territorio una situazione di forte tensione tra i comuni dell'ambito territoriale dovuta alla difficile e spesso poco efficace implementazione dei servizi previsti dal piano sociale di zona. Io quello che le chiedo è come mai si è creata tutta questa tensione tra i vari comuni dell'ambito che prima non c'era, e quando lei mi parla che il comune di Lucera e un altro comune dell'ambito erano gli unici in regola con i finanziamenti, con le quote di cofinanziamento, mentre gli altri no, perché lei ha deciso di mettere fuori, di estromettere Guida che voleva fare il recupero coatto di queste cifre da parte dei comuni? Questo è quello che io, è certo, perché lei l'interrogazione non l'ha sentita con attenzione, la mia interrogazione non l'ha sentita con attenzione, oppure probabilmente non conosce con esattezza i termini del problema. Ribadisco, non capisco. Come dice il Presidente? No, cioè, ma veramente con
come dire, con senza, ripeto, meno polemica, mi sono un po' dotto questa sera. I problemi, le tensioni, ripeto, poi se si leggesse anche qualche verbalizzazione, non di quelle, perché forse non è qualche verbalizzazione, ad esempio, delle sedute del coordinamento istituzionale, si potrebbe rendere conto di quelli che sono stati i problemi. Quali sono i motivi? Però io vorrei leggere, vorrei rispondere, se è possibile, se no rimane nella tua convinzione. Osservazione mia, è un'osservazione che io ho detto dalla delibera di giunta regionale, mica l'ho fatta io l'osservazione, i funzionari attenti a questo. Però siccome voglio dire, lei mi ha chiesto i motivi, io le sto cercando di rispondere e voglio dire, visto che lei ha l'interesse di conoscere la situazione, le sto dando dei suggerimenti per capire quali sono state le dinamiche, no, se vuole, poi chiaramente se non vuole, può praticamente rimanere nella sua convinzione, però le sto dicendo, se lei si legge le delibere di coordinamento istituzionale, si rende conto di quali sono i discorsi che si facevano e di quali sono i motivi delle tensioni. Come in tutte le famiglie, le tensioni nascono in un solo momento, quando mancano i soldi, quando ci sono problemi finanziari e quando praticamente quei problemi finanziari determinano la mancanza, in questo caso, di servizi, in una famiglia magari di poter fare la spesa. Perché questo, ripeto, quello che è accaduto. Mi sembra di una semplicità veramente unica. Se, ripeto, il coordinamento istituzionale che si riunisce e dice chiaramente il 90% dei sindaci, guardate che noi non abbiamo la disponibilità finanziaria per metterle queste benedette risorse, beh, mi sembra evidente che poi i servizi debbano essere, vengano bloccati, vengano non erogati, perché non ci sono i soldi per pagare. Mi sembra di una banalità veramente unica. Né si può negare che questo problema è un problema non di un comune, di due, di tre, ma ripeto, della stragrande maggioranza. La rendicontazione, aggiungo anche questo, il comune di Lucera era uno dei pochi comuni ad averla fatta. Chi non ha presentato la rendicontazione che potesse poi servire alla regione e quindi poter passare alla fase successiva, alla riprogrammazione, sono stati gli altri comuni. Attenzione, noi siamo responsabili sicuramente di quelle che sono le nostre azioni e quindi noi il cofinanziamento l'abbiamo messo, la rendicontazione l'abbiamo fatta, ma non è che possiamo sparare in testa agli altri che magari non lo fanno e che non mettono le loro quote, perché questa facoltà, insomma, voglio dire, per quanto io possa essere un dittatore, però non sono del tipo di quelli che poi fa la esecuzione sommaria in diretta. Quindi è questo quello che io ho da dire rispetto a quello che è la sua domanda. Poi se lei è a conoscenza di altri motivi specifici, non ho problemi, me li racconti, ma questi sono i problemi. Posso raccontare? Allora, la spiegazione che tu hai dato non la devi dare a me, la devi dare alla regione, perché la regione, sì, citando la delibera, no, vuol dire, non sono io che ti contesto questo, è la regione che ti contesta. Yes. Ti sto dicendo, le spiegazioni non le devi dare, le devi dare alla regione che ti ha commissariato, numero uno. Numero due, la rendicontazione la fa l'ufficio di piano, è l'ufficio di piano che è carente, non gli altri comuni. L'ufficio di piano deve scrivere che il comune di Pietra non ha versato le somme. La rendicontazione la fa ogni comune che la comunica all'ufficio di piano. Bravo. La deve dare. Forse ti sfugge quest'altro piccolo dettaglio. Perfetto. Tutti i dettagli importanti. No. Tutti quelli che sono le somme versate. La rendicontazione la fanno i comuni uno per uno. Certo. Ogni comune fa la propria rendicontazione. Certo. E il comune di Lucera l'ha fatta. Certo. Qualche altro comune l'ha fatta. No. E la stragrande maggioranza di comuni non la fa. Un attimo solo. Il problema di fondo è che la rendicontazione
va fatta dall'ufficio di piano, cioè quella che va presentata, quello che tu devi presentare alla regione è la rendicontazione dell'ufficio di piano. L'ufficio di piano composto dai 14 comuni più il comune capofila, il quale si deve preoccupare di andare a recuperare le somme dagli altri comuni. E certo, preoccuparsi, sei il comune capofila, scusa, se tu sei il capo di un gruppo. Abbiamo chiesto di fare i decreti ingiuntivi, no, chiedo scusa, questa è l'azione che ha fatto Dante Guida, questa è l'azione che faceva Dante Guida prima che fosse declassato, diciamo così, no? Vabbè, allora, consigliere Ziccardi, penso che no, questa interrogazione c'è stata... Però leggi la cosa e fammi perfetto, risposta. Penso che una risposta scritta sia quanto doverosa, forse perché sono molte le zone d'ombra. Prego, consigliere...